Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Un grande saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento della domenica con il nostro appuntamento Caffè in Farma. E come sempre noi ovviamente andremo quest'oggi a passare la nostra domenica mattina insieme agli amici follower del canale. E quindi, come nostra abitudine, andremo a passare questo paio d'ore insieme in maniera spensierata e insomma a fare un bel po' di cose. E eccoci qua, e come sempre andiamo avanti. Allora, oggi faremo una cosa. Acquisteremo il nostro primo campo con i ricavi della nostra ultima missione e quindi andremo a vedere un pochettino quale campo acquistare quest'oggi, se acquistare il 22 oppure se acquistare il campo 6, mi pare. Allora, il campo 6 è questo qua. Vediamo un po'. Ok. Barbabietola. Ovviamente ho dato un'occhiata prima per vedere un attimino cosa si trova su questi campi. Ops. E sul campo 22 naturalmente abbiamo già il raccolto già bello e brutto, e quindi potrei andare a recuperare la paglia da mettere nella stalla automatizzata. Allora, orzo sì, quindi 22, vediamo un po', dovrebbe costarci un po' di più, 107 contro i 102, però abbiamo tutto ciò che ci serve. Siamo rimasti con 16.000 everons. Allora andiamo subito. Bonjour Monsieur PT, benvenuto nella Lives. Oggi facciamo nuovi acquisti. Ho acquistato un campo nuovo. Il campo vende già tutto bello pronto.
va bene. Come sempre, se vuoi venire, sei sempre benvenuto. Ci è toujours bienvenue dans ce canal là. Allora, guaglioni, adesso ci spostiamo e iniziamo a lavorare il campo. E allora ci vuole un bel caffè, uno di quelli là, belli corposi, forti. Caffè scritto. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Bonjour, monsieur Luciano. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh, arrivo. Mario, a proposito, mi hai fatto ricordare, bravo. È quello là che... Eccolo qua. Eccoci qua. Ragazzi, come sempre, se volete entrare siete i benvenuti. Ragazzuoli, stamattina ho acquistato uno dei 5 campi da... Eccoci qua, ragazzuoli, buongiorno. Buongiorno. Bonjour, e stavo dicendo che praticamente ho iniziato a comprare il primo dei 5 campi totali da tenere per riuscire a restare in attività tutto l'anno qua. Compra come una bestia grande. Ci voleva questo acquisto. Il campo non è grandissimo, però diciamo che è il campo 22, quello là vicino il venditore dei mezzi là, e il prezzo abbordabile. Buono, buono. Ciao Pitti! Wepiti, Ciao yeah. Pitti! Ragazzi, voi siete sempre benvenuti, comunque io sono Sì, il ma prossimo. infatti stiamo per entrare. Ah, ottimo. Sto uscendo dalla mia partita e entro di là. Pure Oh, cappa. io, pure io. Ho scaricato la nuova mod del trattore. Ottimo. Pitti, vedi che punto esclamativo suoni. The sound of the underground. Anche ti avevo detto che venivo. Almeno siamo in buona compagnia anche quest'altra domenica. Ma Chiara, a che ora va in live? Che se riesco vorrei farle un ride, che... Non lo so se va. Ieri ha fatto pausa. Oggi Ah. non lo so se va in live. Penso di sì. Che se vai in live stamattina almeno la riesco. Oppla. Riesco a farle un ride. Qui, sei incastrata. Un rides. Esatto. Che la settimana scorsa l'ha fatta lei. Il ride. Oh. Sì. Opparanne. Dov'è? Da, eccolo qui, da. Eccolo là, che si è incastreto. Aia, il cartellone, no, lascialo stare. Passa, passa. Questa con la macchina rossa si è messa qua, si è messa a bussare mezz'ora. Ho detto vai, passa, passa. Vedi che una sta si è incastrata, che fa bussa. Ah, comunque grande live anche per te, Macio, ieri. Grandissima Ah, live. sì, ci siamo divertiti. È Io stata una bella partita. ieri sera purtroppo non so potuto venire alla live di Zappa perché stavo, a parte che stavo mezzo abbioccato, così alla fine mi sono messo nel lettuccio qua e mi sono finito di vedere. Concentrato, eh. Ottimo, giusto Ah, hai giusto fatto bene. giusto Guarda che giusto riposo, sono dai. bene. Metà Festival di Sanremo mi sono riuscito a vedere.
Sono arrivato, penso, alle un quarto a mezzanotte, poi psh, mi sono girato dall'altra parte e ho detto no, e qua non ce la faccio. No, quando ci vuole il riposo ci vuole, Dab. Anche perché ho detto altrimenti domani mattina mi sento tutto un po' stordito. Sì. Allora ho detto meglio stare freschi. Cosa facciamo? Allora ragazzi, qua io ho acquistato il campo 22. Potreste nel frattempo che potreste iniziare a lavorare Vengo a su questo. caricare. Eh sì, con la trebbia qua, vedi. Piti t'ha scritto non accettare Dab quelli che entrano lì. Zitto, Pitti. Ma Pitti è internazionale. Voglio trebbiare io, Sì, ti puoi. organizzo qualcos'altro. Vai, ti lascio la trippia, mo ti sistemo pure le Oh, rule. comunque a me mi spawna Bene. sempre dentro quel silo, sai, Dab? Ah, strano Pure a però. me, pure Eppure, ah, ma la casetta lassù mi pare che non c'è. a me. Faccio la paglia qui. Sì, grazie, a proposito, allora. Ok, io che ti devo fare? L'erba lassù ancora o no? Aspetta, nel frattempo che voi caricate e scaricate qua la paglia, io mi vado a finire il lavoretto là sopra. Quindi che devo prendere un trattore, prendere un carrello? Cosa devo Sì, fare? prendi un trattore e un carrello, gli dai una mano a Pitti a scaricare. Ecco, Luciano. esatto. Ecco lo Super Macho King che ha preso Zappaland, ragazzi. Oh, il carrello dov'è? Il carrello sta sotto il capanno. Oggi esco Capanno. con Chiara. Si è tolto il casco. Oh, la multa, la multa, la multa. Bisogna fare la multa a Macio. Ieri sera ho messo il casco dalla tappa, sì. Quello da Meno cross, però. male. È vero, dovevo mettere il casco. Qua questi mezzi sono pericolosi, sono potentissimi. Allora, aspetta, fammi vedere in che campo è. 22. Ah, ecco, Pitti scrive che avevi paura che lui ti tirasse i sassi, è per questo che mettesse il casco. Eh Sì, sì, eh. in assetto antisommossa praticamente l'abbiamo trovato. E via, chiamo da Luciano. Oh yes, oh yes. Wee Pitti, grazie ancora per essere passato in Lives KK, poi ci becchiamo. E Ciao speriamo. Pitti. Oggi ci sei? Oggi pomeriggio è pausa, quindi vengo a seguire gli altri amici e amiche che fanno lo stream, quindi se per me, se per gli altri comunque. Oh, Kevin's. Oh, K. Ieri poi sono andato avanti con il tempo perché. Che mi giro quando salgo, maccio. Sì. E meno male che Maurizio c'è. Parapapazzum, bezzum, bezzum. Maurizio c'è, mezzum, bezzum. Maurizio c'è, mezzum, Maurizio, Max, bezzum. Mitico Pitti. Pitti, yeah. Pitti, yeah. Appena sono arrivati gli Everons, caro Macio, ho detto no, qua devo acquistare un altro campo perché altrimenti la cosa diventa, diciamo, più o meno monotona, monotola, come dice qualcuno. E quindi ho detto, mo, visto che ho la disponibilità, ho detto, mo, acquisto un campo nuovo. Mi sono andato a vedere prima sera, c'era tutto bello, pronto e sistemato. Poi ho trovato quello lì, ho detto, no, subito, subito. Devo assolutamente prendere queste che almeno grazie, grazie. Fatto bene.
Almeno recupero pure un po' di paglia che mi serve per la stalletta là sopra. Sì. Ciao, Pitti. Oh, guà, PT. Buongiorno a toi. Dai, vieni, vieni a fianco, vieni. Dispiegazione. Scarico automatico, qual è? Scarico automatico Z, ecco qua. Ops. Comunque non so se avete notato, l'impianto di biogas qua, su questa mappa qui, costa molto ma molto meno rispetto alla Haute-Beromme. Quello sulla mappa francese mi pare che costa intorno al milione di euro. Qua appena La appena, miseria. Ah. qua appena appena 450.000 euro. Cioè quando ho visto il prezzo ho detto mamma mia, Sì, là. questo infatti lo sapevo, ma là non credevo, pensa costa così molto. Però devo dire la verità, rispetto a questo qua è molto ma molto più grande. Non so se voi avete mai fatto qualche missione là. L'impianto è enorme. No, nella francese no, nell'americana sì, ho visto che è grosso, quello però non ho visto quanto. Eppure nella francese la stessa cosa, pure è grosso. Forse non sarà grandissimo come quello là nella mappa americana, però rispetto a questo qua è molto ma molto più grande. È molto ovviamente anche più costoso. Cavolo, ma 1 milione di euro molto. Mamma mia. Che Come fai a pedalare? uno nemmeno se si vuole espandere lo può fare là. Mamma mia. Voglio prima di comprarlo. Eppure abbiamo uno che lo comprerebbe tutto. È zio dell'America? Zio Macio? Non No, facciamolo. no. No, italiano. Ah. Comunque alla fine molto il cambetto qua sopra me lo sto facendo con le strisce dritte. Che almeno diciamo è un po' Ah. più. L'ho fatto in senso longitudinale, rispetto alla stalla sto andando dritto, così Ok. almeno il grosso lo raccolgo, poi i bordi non fa niente, tanto. La scorta una parte già l'ho portata ieri al biogas. Anzi, Buono. forse sarà già fermentata perché ho fatto andare avanti di un mese, o meglio, fermentata proprio del tutto no, però sicuramente sarà passata, la percentuale di fermentazione sarà aumentata sicuramente. Ragazzi, avete messo il casco? Ah, adesso no, siamo senza. Voi state sui mezzi più sicuri, io qua sto su un mezzo che è molto 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 veloce e molto pericoloso. Ho scelto il trattore più difficile da domare, pensate voi. È la Chiara. Ah, Ah. se avessi preso. Però poi più dopo prendo un poco pure Elisa perché là così con Elisa siamo ancora più tranquilli. Yes.
Volevo approfittare, ecco, per ringraziare anche Mattia9119 per il follow durante la replica del canale. Caro Mattia, grazie mille, benvenuto nella gabbia dei matti qua. Benvenuto nella grande famiglia della zappa. E qua ci sta Zio Dab che ti saluta affettuosamente. Poi va a vedere magari più grandi di me di età, dice qua lo zio potrebbe essere tuo nonno. Allora facciamo il prozio. Ciao Mattia. E alla fine sono riuscito a trovare una strategia decente per giocare su questo gioco, quindi acquistare 5 campi più o meno per avere le 5 colture che ti permettono di andare avanti nei vari mesi, avere una coltura per ogni buchetto, diciamo così, per quel che riguarda le fasi di raccolta. Insomma, ti tiene molto più impegnato. Devo soltanto, ci vuole soltanto il tempo all'inizio per trovare il tempo per piantarlo. Poi una volta che è avviato e si avvia il loop, dopo diciamo che grossi problemi non c'è nessuno. Ovino. No, questo è per c'avevo il trattore che parti da razzo, ho detto, ma come mai è così veloce? Sono andato a vedere, avevo gli attrezzi abbassati. Ciao, miseria, Ah, forza. detto, è vero che stiamo in discesa, però è troppo veloce. Aveva quasi raggiunto le 88 miglia orarie. Le star della domenica sono sempre loro. Siete diventati le star, veramente. Siete dei grandi portafortuna. Appuntamento fisso. È come quando uno, come dice il grande Vasco, e poi ci troveremo come le star a bere caffè patacca al Dab Bar. Comunque a proposito del jingle del canale, del futuro canale di Fitti, poi con il tuo permesso, caro Macio, devo prendere un'ispezione della tua voce da alcuni sound alert, che così lo inserisco nella traccia. È Certo. Vai, vai. entrato qualcuno? Pronto? Chi è? Non ne ho pure diritti di autore. Ricordati che prima di arruolare Titti devi chiedere i permessi al macio, eh? Ragazzi, ci mettiamo in piedi e adesso Buongiorno. suoniamo l'inno. Sì. E facciamo l'inchino, ragazzi. Esatto. Mi Io raccomando. l'ho fatto davvero l'inchino. Vabbè, fatelo in punzata. Cantate tutti quanti. La zappa storta, Maurizio Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Applausi. Oh yes. L'accoglienza ci voleva, giustamente. Il gran maestro è venuto. I Dico Lives. grazie. A proposito, però, non ho fatto lo shootout. Salute. Dio mio, sono diventati due e tu lo re hai 7 mesi svegli. Un attimo di pazienza.
Buongiorno. No. Giorno. Dio mio. Non è oggi. È domenica? È domenica? Domenica. Si pare. Hello. Ah, se no io non ero la mattina a giocare. Esatto. Mi sembrava lunedì, mi sembrava già. No. Una domenica che assomiglia a un lunedì. Abbastanza. È un venerdì allora. È un dandy. Un dandy, giusto. Comunque Zappa, io ieri sera non sono passato in live perché, come ho detto a Macio, all'inizio live stavo un po' stanguccio. Infatti ieri sera mi sono messo a letto, credo che fossero le 10, un quarto a mezzanotte, stavo cercando di guardare il festival. Mi è arrivato l'abbiocco, ho detto ragazzi, mi metto sul fianco e ronfo. E buonanotte, dici. E stamattina poi mi sono svegliato bello pimpante pipante. E prima di passare in Lives, ovviamente, ho fatto il rito scaramantico, è quello di bere una bella tazzina di caffè nella vita reale. Poi ovviamente qua noi ci abbiamo il nostro produttore di fiducia, che è il nostro Macio King, che produce caffè un ottimo padacca. Caffè, caffè padacca, caffè che spacca, e quindi wagyu, che va di caffè. Allora sto provando la mappa new. Ah, lo ci sono una new mappa nuova per il PC. Ottimo. È un 4 per, perciò considera che il campo più piccolo, cioè quello che sto a fare adesso, con la trebbia a frumento ho fatto su e sto rifacendo un giù, ma a metà strada già su pieno. Oh caspita, ottimo. È il campo più piccolo. Alla fascia del bicarbonato di sodio, direbbe l'olio. Infatti poi questo campo verrà diviso in ciu. Aspetta, sì, così almeno ammortizzi. Faccio un po' e un po'. Io comunque qua stamattina invece ho acquistato il primo campo. Il campo 22. 4? Il 22. Il 4 22. È quello là già della farm. Ho acquistato il 22. Sì. Il 22 invece l'ho acquistato perché, sarò sincero, l'ho trovato già bello, un cocco bello ammunnato, l'ho trovato già bello piantato, ho detto che faccio, metto fiato, ho detto comunque devo scegliere un campo fra il campo 6 e il campo questo qua che è il 22, solo che il campo, visto la farm. Non solo, il campo il 6 era praticamente piantato a barbabietole e io e l'altro invece mi pare orzo. Ho detto io qua con l'orzo ci faccio il mangime per le galline, poi ovviamente e la paglia per le mucche. Esatto, perché la stalla non l'ha avviata ancora proprio perché mi manca il paiume. Però allo stesso tempo mo sto creando delle balle di insilato da portare al biogas, che così almeno qualcosa. Scusa un attimo, Davide, dove ti metto l'orzo? Nel silos? Sì, grazie. Ok. Ah, ma c'hai l'operaioni, c'hai, E sono loro che comandano stamattina. Buongiorno, ma è mezz'ora. Noi stiamo lavorando con le bestie. Ora Luciano le ho sentito, il capo dei capi, come si dice. Il capo ultra. Il nostro team può sempre. Sono più silenzioso allora, perché ho la voce un po' giù, allora parlo poco. Hai dovuto richiedere anche i permessi di Luciano. Certo. Oh no, Luciano va dove vuole. Allora, ho trovato questa mappa che è la Far West. Mi pare, sì, la Far West si chiama. Che fa con delle culture nuove e già bella kittata, cioè camion, c'è il camion, ci sono i trattori. Aspido. E ti dà 100.000 euro, che si sono sprecati con i soldi, però c'ha tutto, già c'hai tutto fatto. Sempre meglio questo che niente, dai, tutto sommato.
E allora, perfetto, ho detto, dico, vai, la selezioniamo, adesso vediamo, ho messo un po' dentro un po' di mod, vediamo come si comporta e vediamo, c'è il rischio anche che un martedì sera esordisce. Ottimo. Voilà, da, perché non l'ho messo a posto, allora bisogna andare a fare le palle, con... Eh sì, io così prendo l'altra lama e vedo di... Allora, vado a fare le palle di paglia. Macchine che si buttano avanti. Quindi, però ti farà una balla d'erba perché c'è l'erba dentro, eh? Sì, sì, non ci sono problemi, tanto io poi quella lì la... Okay. La metti in stoccaggio. Sì, sì, c'è problema. C'è vai, vai. Vai, vai, Luciano. Aspetta, Marco, mi entrare qua. Abbiamo provato il 180 di Peppe ieri sera. Ah, ottimo. C'ha subito un bel bug. Ah. Vabbè, ma quella mo da poco si uscita, quindi. L'hanno mandato subito. L'hanno rimandato subito l'aggiornamento, dici? Perciò già lunedì forse esce l'aggiornamento del 180. Cosa hai per caricare le balle? Hai l'Anderson, non mi sbaglio. A me dici? Adam, sì. Lagson. Ci dovresti essere l'Anderson, ci dovresti. Sì, credo di sì. Pamela Landerson. Che prendo per caricare le balle? Deve fare bacio. C'è il caricatore per le balle sotto il capanno. Sotto la pensilina là. La mappa mi è sempre piaciuta, però mi è sempre uscita insieme ad altre mappe che poi l'ho sempre non preferita, però se tu consideri c'ho anche il laghetto. Aspetta. Personale, c'ho un bug qui con la batterice DAB, ce ne vieni te, perché io sto caricando la paglia ma non mi va sulla percentuale, c'è l'erba dentro. Ah beh, devi fare erba, devi fare. Allora vedrai. Fai una cosa, passa un attimo qua sul campo e... Vai lì, tu fa lui. Sì. Scarichi una balla e poi... Sì, sì. Ma non c'è, svuota? No, purtroppo no. No, non te lo fa svuotare. Ora vengo su là. Quella è la mod per svuotare l'imballatrice. No, ci sono alcune imballatrici che svuota, eh. La Kun la svuota. È quella, io pare che c'ho la Kun là. Non, c'è. Non me lo dà a me, svuota. Attiva scaricatore automatico. Accendi. Suona. Cambia modalità di balle e basta. No, non la fa sfruttare. E quella era una mod, almeno credo fosse per PC, ma non so. Deve mangi un po' d'erba. Sì. No, ma lasciami un po' d'erba, no, però. Ok, giusto? Ce n'è tanta qua. Bisogna che aspetti un attimo. Sì, vai che tranquillo, non dico qua, tanto. Vai, vai, che io corri, ti... Dove corri? Cioè, riflessi come un gatto, bitch. Vai. Ah, perché tu non hai la lama, giusto, davanti? Io non ho la lama. Ok, vedi, ti ho lasciato una striscetta. Quanto ti manca ancora? Sono al 22% della balla, quindi okay. Queste sono da 180, sono belle grandi. Ok, allora mo ti... Lascia una striscia e poi aspetti che passa lui e poi ritorni indietro, no? Dopo torni indietro te, quella che ti lascio. Lasciami un po' di roba, dai, non prendere tutto te. Gli Everons. Anzi, questo è l'Everest. Tu comunque passa sul campo, vedi che sulla tua sinistra troverai una lunga striscia. Mi sono ribaltato, Dab! Dove ti sei ribaltato? Sono dietro di te. Adesso mi sono ripreso. Ah, ecco. Ma dove? A scavalcare. Sono ripreso. No, perché ho preso lo spigolo della recinzione. A scavalcare. Mannaggia quello che ha fatto quella recinzione. Andavo a manetto, ho preso la recinzione e mi sono ribaltato. Mannaggia chi l'ha messo la recinzione. Chissà che l'ha messo. Non facciamo no. No, Dab, c'è qualcosa di buggato. Bisogna che provi te a farla. Non mi cresce neanche qui. Fammi vai te. Un attimo una cosa. Scatta e riaggancela.
Poi te sgancia, sgancia, procer ti fa. C'è la paglia nel cassone, vedi che è a me dice rosa. Erba invece. E allora ritorna giù a fare la paglia. Fa una cosa, Macio, nel frattempo io faccio la paglia e tu vuoi fare un attimo le balle in silato, almeno così. Risolvi sto problema, vedi? Era sì. Meglio se venivi laggiù, avevi già fatto. Vado io. Ti vede che mi sta facendo il bug a me e mi dice erba, mi dice. E non va sulla percentuale. Questo è un, come si dice, è un complotto, perché tu stai andando con il trattore Zappaland, Guarda, tutto è chiaro. Il gran maestro ha detto, che sta combinando? Allora, ok, devo andare su dritto, te fai dritto, ok. Può essere anche il server che non carica, raga, che voce di Nost. Ma sì. A volte fa così, infatti, anche a me, a volte entra Luciano, gli altri, fa sta storia all'imballatrice. Mo faccio il caricamento. Infatti, ecco qua, salvataggio. Perfetto, fatti il salvataggio, può darsi che stava in gode. Non ci riuscivo. L'altra sera a Carlo mi sembra gli dava problemi l'imballatrice. No, ma ogni tanto che Gippo per dite uguale gli carica, gli carica. Ma Gippo si ribalta sempre oppure anche quando c'è il bug non si ribalta? Mi dico Gippen. No, Gippo non si ribalta. Gippo si è rimane ribaltato solo. Punto esclamativo Sarra Gippo, ragazzi. Quella canzone dice tutto. Comunque che ieri sera abbiamo rifatto quasi le due. Caspita. Io mi sono abbioccato, ho detto un quarto e mezzo. O sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, tenu tratto. E copparrenge, copparrenge, e simuleto, simuleto, quando guida ce fa caputta. Nein, sarraggi, nein, sarraggi. Osarra Jeep. Comunque prossimamente ci sarà il sound alert di Pitti. E quindi ragazzuoli, il lunedì creativo. Ma qualcuno verrà a imballare qua giù? Sì, sta arrivando Tab. Calmo Luciano. Ok, non lo metto là. Fammi vedere un attimo. Sono le 10:38, Luciano, dobbiamo arrivare all'una. Effettivamente. Dopo non abbiamo più niente da fare là nei campi. Ferma. Ecco, è dovuto venire giù da perché a me dava problemi l'imballatrice. Cioè, in pratica, se ti avessi dato l'imballatrice vuoto, forse ti avrebbe fatto fare, perché le balle queste qua le ho settate da 180, quindi 180 9.000 litri di sale, quanto è? 12.000 litri di paglia? Sì, più o meno sì. Ma no, 11.000 litri di paglia. Sì. Metti lo scaricamento automatico, aspetta, sta scaricando. Io? Pure tu utilizzi la balla grossa? No, io uso quella a quadrata. Ah, quadrata? Anzi, rettangolare. Punta baja, io? Mi ci trovo un po' meglio. Questo callo. Qui Gianluca Games, buongiorno. Buongiorno, Monsieur Gianluca Games. Buongiorno. Gianluca Games 91. Buongiorno e buona domenica. Eccoci qua, buongiorno. It's buon video. O sarra jip, ratata, o sarra jip, zazza, o riro. No, papà. Wopparana, c'è anche lui. Sì, lo stavo seguendo, stava a fare i conti con i maiali. Lui conta tutto, piano percentuale di quello. Allora c'è questo campo, produce così. Era disperato perché c'era un campo al 98%, loro non avrebbe prodotto millilitri in meno. Sì e no. Ma più che altro non ho capito una cosa, perché a lui il debito gli fa arrivare così alto, il prestito, a me arriva a 500.000.
perché è in single player. Ah, è in single player, ti arriva anche a 1 milione, 2 milioni? 1,5 milioni. 1,5? Sì, e te pensi? Ah, sta cosa non la sapevo. Mi pare che in single player c'hai 1,5 milioni. Ah, allora, giovane, bisogna che vado a fare single player. Così vado a spendere e espandere. Quindi non te, almeno mi espando. C'è qualcuno in questo settore? Lucia, vedi che... aspetta, mo scendo un attimo. Vedi un po' se riesci a... devo sistemare un attimo una cosa. Vedi se riesci a continuare con le balle. Mark 1956. No, però single player logicamente vado a fare il debito, poi dopo vado in multiplayer. Grazie per il follow. Grazie mille, Mark 1956. Nonno Mark! Non eri ancora in questo canalone? Grazie. Nonno Mark, il silenzioso nonno Mark. Ciao Mark. Arrivo subito. Ho fatto la canzone per i ban ieri sera, manco un ban. Che miserio. Con le mani, ciao. Dove vai? Poi andiamo a studiare. Mo te lo dai 5 minuti. Intanto la prova l'ho fatta. Caffè patacca, il caffè che spacca. Chi sta facendo le balle, Luciano? Sì, Luciano. No, nessuno. Ah, no, ok, no. Sì. No, perché vedevo, ho guardato la live, vedevo il trattore, vedevo l'immagine ferma. Sì, no, sto un attimo facendo delle cose qua. Sì, ok. Adesso vedo, c'è Luciano. Vamo a Luciano. Luciano, mi raccomando, fagli rotonde per bene, Certo. Falle ovali, così non rotolano. Non le fa ovali come quelle di Macio, La mia è tattica, così non rotolano via nel campo. E magari qua invece chiappano via qua, Guarda come vanno. Come le bestie che vanno. Eccoci qua. Opla. Arrivo. Mitico Pitti, grazie. Luciano, scusa. Mi sveglio io da, ti faccio 700 balle per su. Ottimo, così finalmente possiamo avviare anche sta stalletta qua. Mi diventare The Millionaire. Guarda che dentro la buca ci vanno 4, Beh, poi il resto se le vende man mano. Adesso ce l'hai 4, portele su. Il resto manca. Il resto le immagazzini da altra parte. Eh sì, infatti poi mi devo organizzare pure per vedere un'area di stoccaggio dove mettere la paglia. Mettici le 4 qui sopra e va su, le scarica. O capparocero. E c'è 45.000 litri, queste sono da 11.000 litri. Eccole là. E le selle piene, le piene. L'incorreggibile. Eccolo qua, Mark, buongiorno e benvenuto. Le 2 di notte, dunque, hanno visto. Che orari fa? E noi siamo di... E c'era che abbiamo fatto il ride e poi ci ha chiuso in faccia? L'avevi fatto... aspetta. A drift o no? No. Neanche in banca uso tutti sti codici, ce l'ho fatta. Diciamo che è stato messo all'inizio la protezione con i numeri di cellulare, perché c'è stato un periodo in cui c'è stato un piccolo problema tecnico, diciamo così, e quindi ho messo un po' di restrizioni. Quindi, caro Mark, benvenuto nel canale dei pazzi qua. E come diceva il grande Totò, cosa da pazzi in questo manicomio? E qua ci siamo tutti quanti, facciamo oramai tutti parte della comitiva del Zappa, quindi
Insomma, siamo tutti pazzi per la zappa, ma ovviamente in questo momento ci troviamo sulla mappa Zappaland. E qua, ragazzi, scatta l'applauso, consentitemi, ma ci scatta l'applauso, adio. Vuoto, non mi ricordo. La zappa sto porta, la zappa sto porta, la zappa sto porta. Maurizio, Max, buongiorno Marco, buongiorno. Oh yes, buongiorno Mark. E noi quest'oggi abbiamo allora, ops, mi sono appeso all'albero come gli addobbi di Natale. Aia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Stavo per pronunciare il nome di Zappa, ma il trattore ha fatto il presenta d'arma, no? Gli ha reso gli onori, solo che per fargli gli onori si è andato ad appendere sull'albero, sull'alberello. Ha fatto l'attenti, si è messo sugli attenti. Ha fatto l'alta bandiera. Esatto. Allora, tre strisce e tre quarti. Ya. Yeah. 36.000 litri di... Alla faccia di carbonato di sodio. Una, due, tre. Ci saranno ancora sei strisciate. Per carità. Il campo più piccolo... Cioè, sono due campi. Questo è il più piccolo. Ah, spido. Non è il più piccolo della mappa, però è il più piccolo quello che c'è. E chi dovrà comprare solo l'otto? L'otto quanto mi costerà? Costerà 1.000.000 euro. 660.000 euro. E cioè dopo c'ho tutto. Dopo con questi tre campi li posso dividere benissimo in sei. Sei stato fortunato a riuscirlo ad acquistare, a quanto pare. Considera che ho la trebbia, ho la classe Lexion, quella lì da 18.000 litri, sembra piccola. Caspita. Ci vuole quella lì americana, là, quella con il serbatoio da fare 20.000 litri. 22.000. 22.000, bravo. Che ho quella sicuramente, l'Oreb, sei live? Mi dici... L'Oreb è un altro che devi avere i permessi da... L'Oreb, sì, è un ragazzo che viene a dare la mano a me di solito. Ah, ma... È bravo. È un ragazzino di 13 anni. Però gioca bene, non fa patacche, bravo. Ok, L'Oreb, se mi senti, ecco, ti chiedo la gentilezza di passare nel canale e... Discord lui non ce l'ha. No, vabbè, se sta ascoltando la live, magari di passare nel canale... Questa partita sarebbe riservata ai followers, però no problem. Allora, aspetta, lui non ce l'ha il follow a te? Non lo so, perché può darsi pure che l'ha messo, ma non è per questo che dico, prima di entrare in partita, di scrivermi quali sono i nick di gioco, proprio per andare diciamo più ma sicuro. Ma c'è Marcio qua dentro, ma non c'è in partita. Ecco, è appena entrato. L'Oreb, se magari ciao. Non hai messo ancora il follow, mettiglielo dub. Ah beh, ma lui c'ha tutte quelle restrizioni robane, se c'ha il cellulare mica le può fare. Ma c'è Macio. Fare il follow. Qui, ciao. Se non c'ha il cellulare, se tu che hai messo anche il numero cellulare, hai messo? Ma è solo per la chat quella. Però l'ho disabilitata temporaneamente, quindi può scrivere. Cosa no, L'Oreb, fare? qui il capo dub. Cosa devo fare? Non può scrivere uguale, se lui non mette il numero cellulare non può scrivere. No, può sentire, aspetta. Ma l'ho non può scrivere. Aspetta L'Oreb un attimo, che dub sta facendo una cosa, non so neanche se t'ha sentito. L'Oreb, ti ha sentito, buongiorno e benvenuto. Allora, guarda, puoi... Ah, aspetti, io però ti devo abilitare, allora ti abilito subito. Pulisco la trebbia intanto. Sì, ok, grazie L'Oreb. Allora intanto puoi fare anche qualche contratto. Sì, va bene. Grazie, allora. Paglia. Oh, 44.000 litri di paglia.
Mappa. Ottimo però, perché poi dopo posso finalmente iniziare ad acquistare un po' di muro. Allora, fermiamoci qui. Attiva, perché che ci abbiamo? Allora, totale razione mista. Ok. E invece cibo per suini. Ok. Mais, patate e frumento, solo questo. Poi ferment zero, grasse, ei e chaff. Che era il chaff? La pula. La pula, sì. Hai già provato la fabbrica per creare il pastone per i maialozzi? Io no, ce l'ha provata Opanan. Ah, più che altro perché siccome... Ci si trova tanto bene. Ah, ottimo, perché penso che Pilla... Anche perché per i maialozzi devi fare il pastone. Esatto. Perché se no non chiappi le giuste cose da mettergli dentro la cosa, perché dentro la stalla non c'ha totale razione mista come quelle mucche. Esatto, no? E infatti ho seguito la sua live che c'è questo problema qua e si stava facendo i calcoli della percentuale di ingredienti. Ma questo è più di una settimana fa. Sì, sì. Insomma, quindi lui ha messo quella fabbrica, lo vedo che va là, calcola, allora devi far calcolo, poi ti dicevo col campo, no? Sì. Allora devo produrre questa colza qui perché sennò dopo non mi si combacia. È bello complicatuccio, che più o meno con la razione mista per le mucche tu sai che devi fare una balla di fieno, una balla di insilato, cioè una balla di fieno. Una balla. Adesso mi conviene tutto sfuso, perché la paglia ti fa le balle da 11.000 litri, l'insilato te le fa da 3,5 o 4,5, l'erba te le fa da 5,5, il fieno te le fa da 7,5. Comunque col cassone comunque si tiene, cioè cassone, la mixer, macchina per creare il pastone. No, però dico, adesso non tocca farle per forza con quell'affare, devi fare. O fai la come hai messo della stalla questa qui, che butti dentro e poi lo fai da lui. No, è un casino. E per i maiali mi pare che non ci sta quella stalletta automatizzata. No, non c'è. Perciò avevo chiesto della fabbrica del cibo per i maialozzi. Ho provata, però non ci si trova anche bene, ha detto. Allora, se lui si è trovato bene. Mamma mia, stamattina Dab, c'hai anche l'Oreb. Anche l'Oreb la rumora come una bestia, Fertilizzanti, per cui andare sul campo fare. Ti serve fertilizzante l'Oreb? Sì, sono un pallet tanto. Ok. Sì. Allora. Mattia 9119, buongiorno, benvenuto. Ciao Mattia. Loreb, se riesci a alzare un po' il volume, qualcosa, metti il microfono vicino, io non lo sento per niente. BBB ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie Loreb, benvenuto nella famiglia dei pazzi qua, dei famiglie della TAP. Ah, eccoci qua, Loreb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vediamo se lo prende. Oh! Appena in tempo, eccoci qua. Grazie ancora a tutti, benvenuti vicini e lontani. Esatto, a tutti in divers, che ne sanno sta gente che... Comunque Zappa ha notato che la domenica è molto più movimentata qua sulla Zappaland. Buono, sono contento per lei, signore. Merito è tuo, E ora sempre mio. Scusa, tu hai creato sta mappa. Mattia, tutto bene, caro Mattia. In questo momento, insieme a Macio, stiamo cercando di produrre un po' di balle di insilato da portare al biogas e ovviamente un'altra parte me le conservo per la razione mista per le mucche qua. Comunque alla fine mi è convenuto
andare a scaricare le balle di insilato al biogas, perché alla fine ho fatto passare un mesetto e ci ho recuperato 20.000 euro. E infatti con la differenza dei 20.000 euro ci ho acquistato il campo da 100 a 120.000. Buono. Ottimo, buono, buono. Direi ottimo. Sì. Buona volta. Brixia nella iola. Hola hola. Hola hola. Brixia? Chi è Brixia? Oh, comunque ieri sera la spadaccina fino alla fine è stata. Ottimo, sì. Agguerrita. Ah, era pronta. Niente, zero. Che da fare, oh. Voleva fare ciao ciao. Voleva fare ciao ciao, e poi alla fine lo mettevamo così. Ragazzi, ci scrive Mattia, che anche lui si è appassionato a Farming 22. Io gioco. Grande Mattia. Dice, è un bellissimo gioco, anche se io non sono appassionato alla follia. Eh sì, Mattia, vedi, anche io all'inizio, quando ho acquistato Farming 19, non è che storcevo un po' il naso, però poi ci ho iniziato a giocare. E poi, sai, io l'ho acquistato su Steam e diciamo che per quel che riguarda Steam ti mette alla prova, quindi ci sono degli achievements, ci sono delle prove che tu, man mano che vai avanti nella carriera, sblocchi queste cose qui. E ti dico che ci ho passato un bel po' di ore, 3700. E quindi aspetta, perché manca, dopo quello che ha detto, aspetta, ecco, manca questo alert, poi dopo puoi continuare a parlare. No. Faccio del bicarbonato di sodio. E ditemi voi quante ore ci avete giocato su Farming. Ah, io boh, ma mi sa che stavi vicino. Sul 19 sono arrivato a 2900-2800. Io mi sa che mi avvicino. Io l'ho acquistato. Non ne ho la spallita di Steam, perché non ce l'ho più su Steam e non me lo dice più le ore che ci sto. Io l'ho acquistato il primo di agosto del 2019, quindi qualche mesetto dopo che è uscito, e ragazzi, è stato amore a prima vista. Oh ragazzi, alzatevi in piedi perché è entrata l'Eliza, ragazzi, mi raccomando, fate bravi. Elisa, ci sei? Metti il colpo. Ha avuto un'accoglienza degna di lode. Ne stavamo parlando bene fino adesso, perciò. Ragazzi, altra paglia giù, eh. Ragazzi, occhio. C'è ancora dalla paglia, Luciano? Sai che hai detto? Sì. Ok, poi muori ora. Passa un attimo le balle qua. Arrivando Dab. Sì. Ragazzi, fate i bravi, perché siccome ieri sera Eliza era bella e agguerrita, mi sa che stamattina anche per noi moderatori, anche per me, potrebbe scattarci il doppio ban. Non è che stiamo molto attenti, Vic. Esatto. Mi sa che voleva bannare, ma non ci riusciva a sentire la canzone alla fine. Oggi c'ha voglia di fare il click, eh? Papam! Papam. Senza pietà. Non guardare in faccia a nessuno. Boom. Metti Dab, Macho King, chi sia, da sì, zappa, sì. Via. Metti la band. Ecco, non è la band, quella là che suona. Appena senti qualcosa che non va, bam bam. Basta che non banni Luciano e Loreb, gli altri vai. Esatto, noi sì. Vabbè, ma loro sono bravissimi. Il problema siamo noi che siamo un po' scapestrati. Ah, leggermente un po', guarda, un pelino, un pelo, bellissimo. Una doppia punta, va. Abbondiamo, due punti, abbondandus. Wow, guarda sta macchina, ma speronato, ragazzi, qua ci vuole una clip. Wow, me la sono trovata all'improvviso che mi sono sentito girare, ho detto, ma ecco. Sì, che botta ho dato. Mamma mia. Wow, altro che Kaima, no, questa mi ha proprio falciato. C'ha miseria, va. Hanno spedito. E comunque ragazzi,
per iniziare a fare un po' di soldini, vi consiglio, zio, vi consiglio su questa mappa qua di produrre un po' di insilato e venite a scaricare qua. Ah sì, insilato allora, manetta. Ricapitolando. Arrivo. Poi dopo. Allora, l'imballatrice l'ho messa a posto. Ok. Ok, Vince. C'è qualcos'altro da fare? Mo togliere. È una fertilizzè. Vedi se c'è pure qualche altro contratto. Fai il stesso, non ti preoccupare. Fai come se fosse. Faccio una mietitura. Facci tu. Faccio la mietitura, dai. Va bene. Campo 11. Molti frutti. Accetto contratto perché la mietitura ce l'abbiamo. Esatto. Andiamo a poi cercare sto multifruit. Dopo Dab, se vuoi continuare a te fare un po' di balle, io vado da Romano Luciano. Ok, salgo io su. Sul carrello. Sì, salgo io su perché là sopra è un poco noiosetto. No, vuoi è bello che cambi durante la lista. Sì, almeno ogni tanto prendi, cambi, fai vedere che rifai le balle. Io sto finendo la fertilizzazione. Ottimo, grande. Bravo, Reb. Ho sentito un Lilo Reb leggerissimo. Lo Reb, l'ha detto sottovoce. Lo Reb. Lo Reb è lo Re. Lo Re. Il Re. Ce l'avevo ieri sera il Re con me. Ah, io purtroppo ieri sera ti ho detto stavo un pochettino mezzo stonaticcio. Mi sono messo. L'avevo detto a un certo punto. Questo palo sta... della luce qua. Forse l'ho visto. Come Perché mi sono messo nel letto poi da PlayStation. Detto vabbè, mo mi metto nel letto, mi vedo un po' Sanremo, poi vado a fare compagnia agli amici. Allora mi sono visto quella mezz'oretta del festival. Poi dopo mi è iniziato a venire quella biocco, un quarto a mezzanotte, e mi sono girato dall'altra parte, ho detto poi domani mattina mi scuso con gli amici e le amiche, erano in live, ma volevo essere un po' più pimpante del solito per stamattina. E infatti così è stato. Qualcuno ha fatto, no, domattina faccio questo, arrivo domani prima della scarico... live de... ciao, anzi si sveglia più, era notte, era bravo, conosci Macio. Mattia, aspetta, è stato bannato, che mangiate oggi a pranzo? Io sto preparando piselli, pancetta e buste con panna. È stato bannato per l'ortaggio verde a pallette, a cerchio. Aspetta, questo si può mettere. Lo consento io. Vabbè, te lo consento. Grazie. Perché quello là lo prende come doppio senso. Invece... Come scarico i pallet? I pallet li puoi scaricare anche in farm, non ti preoccupare. Scaricali in un posto, poi me li sistemo io a fine lives. Anche perché non ho... Ok, io ho visto dove ce n'è l'altro. Bravo, me li puoi metterla tranquillamente, così... Stanno a portare di mano. Tanto... Vedi come si è incastrato sta faccia. No Mattia, non ti preoccupare, è soltanto la parola. Non so chi è l'ingegnere, però questi due pali della luce sti curva. Sei stato bannato perché hai scritto una parola che ha un doppio senso. Esatto. Cioè... E lui la prende solo per quel senso. Considera che a me un giorno mi ha bannato uno perché ha scritto Terni, Rieti, Pisa. Terni, Rieti e Pisa bannati perché parole volgari. Cioè, più che ban ti blocca temporaneamente. Sospende. Esatto. Tu ti sei manco accorto che sei stato sospeso un secondo. Però quello che hai scritto deve essere o consentito o rifiutato. Esatto, in questo caso qui, siccome nel contesto sappiamo che era un qualcosa culinario, che non è una parolaccia, ma è cucina, allora è stato accettato. Fatto manualmente. Quello serve ovviamente per evitare che qualcuno possa scrivere cose non buone. Siccome c'è gente che entra e scrive solo cose non buone, esatto. Purtroppo do capire a troppi provvedimenti. Però noi sappiamo che sei una bravissima persona, quindi non ti preoccupare. È in continuo burnout ultimamente. Dio mio, che schifo, ragazzi. Non siamo buoni a tenere niente. Io penso, se andiamo a guardare, io può guardare una live in inglese, bannerà sì e no una persona al mese. È vero, sì. No. Guardi una live, anche se parlo di gente piccola, grossa che sia, almeno un ban c'ha da essere sempre per forza al live.
Purtroppo c'è sempre quella persona, sempre la mamma di quelli, sempre incinta, come diciamo, si dice, che no? Quelli che hanno ricevuto un'educazione che però non la riescono a portare avanti nella vita, i cosiddetti diversamente educati. Giusto, diciamo bene, diversamente educati. Grazie Mattia. Mattia ci ha detto che siamo troppo forti. Mattia, noi devi sapere che io e l'amico Zappa, non so da quanto tempo è che ci conosciamo, anche se pur virtualmente qui su Twitch, però devi sapere che le domeniche mattina, devi sapere che sono dei giorni di grande ispirazione, diciamo così. Infatti alcuni degli ultimi sound alert che ti hanno fatto ascoltare, alcuni, la maggior parte, tipo se digi di punto esclamativo inno Zappa, questo inno è nato proprio durante una domenica mattina su quei campi là di fronte. Ops, che mi sono appeso all'albero. Questi campi qui di fronte, mentre stavamo in live, è venuto fuori punto esclamativo inno Zappa, tutto in minuscolo. Così ti rendi conto che la domenica siamo, perciò ho detto benvenuto nella gabbia dei matti, perché la domenica mattina qua cerchiamo di divertirci tutti quanti insieme, insomma. Siamo diventati un gruppo di, più che di streamer, di amici affiatati che si divertono. Ecco, mo per esempio sto vedendo uno che guida sta tribbia. Ma chi è? Busso, busso. Luciano, Luciano. Ciao, ciao. Zappa sto porta, la zappa sto porta, la zappa sto porta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. E questa è nata, questa canzone è nata da una domenica mattina. Evviva gli sposi! Sembrava un corteo nuziale qua. Qualcuno... balla! E qua noi balliamo con una, con le balle. Balla come balla. Balla... Il nostro Loret dov'è? Balla come una balla. Balla con le acque... Balla con la balla in piedi, balla. Ah, è quella là di sciogliere le trecce cavalli. Balla, no. No. Balla che tu sei una balla. E non dire le balle, se no le balle balla, no. Che ho detto qua? Eccoci, mo cominciamo, Fino alla fine, ragazzi. Vai ragazzi, su, sbizzarritevi. Quando cominciamo a far così, ragazzi, cominciate a preoccuparvi. Che è con la metitrebbia e deve scaricare. La metitrebbia mi pare Pitti. Oh. Io, puoi venire. Luciano, campo 11. C'è un rimorchio laggiù, Qua giù no. Sentivo un po' di questa, che era più bella la parte ragazzi. Ma Sara Gippen che fine ha fatto? Si è abbiaccata sul cuscino? No, San Cippo la domenica. Difficile che lo troviamo in giro. Soprattutto a quest'ora che è presto. Lui mi pare che si sveglia all'una, alle due. Oh, drift! Dopo che ci ha sopportato tutta la sera di cadere là, perché lo senti, per tutto qui ci ha fa. Zappa, poi. Non gli ho risposto. Però lui, non sentendo i jingle, è questo, che quelli che stanno in Discord non sentono i jingle, perciò non sentono, perciò non sanno se io li ascolto o non ascolto. Cioè, sento delle cucine e gli fo: aspettate che non vi sento.
Anch'io infatti non li sento. No, anche qui. Io diciamo che prendo l'abitudine di aspettare che qualcuno dall'altra parte mi dica t'ho sentito, non t'ho sentito, perché anche perché ecco, siccome i sound alert non sempre si riescono ad ascoltare, allora mi fermo pure e aspetto che magari poi l'altro inizi a parlare. Ciao Drift. Ma Gippo mi ha fatto vedere un silos l'altro giorno, ma non esiste più, l'hanno tolto. Qual è? Te lo il multifluid che prende anche l'UA. Ah. Io sto a girare tutta la... e poi è Lizard, ma non è manco mod, perciò... Ah, ecco. Ragazzi, se c'è qualcuno che vuole raccogliere le balle di insilato mentre io le produco... Così. Vai. Vai Dab, sono sceso dal trattore. Okay. Ah, sei tu, vai, vai. Ok, così me le finisco di fare io. Ma voglio. Voglio dire, sembra manna. Allora, questi qui sono della Neuro. Sì, della Neuro. Sì, Neuro. Avevo capito il trattore dell'Elisa. Occhio che scatta il doppio ban se non lo tratti bene. Oh, l'ho tratto benissimo, benissimo. Drip, buongiorno. Ah, vedi, ieri sera mi è mancato per esempio a chi fa il... perché quando c'hai vai tardi i ride sono tutti per Drift, perché trovi solo lui i ride. Eh sì, è vero, è vero. Lui ieri è... sera mi è mancato, non c'era. Lui è più un, da night. Detto così non è bellissimo. Vado un attimo a riparare il mezzo qua. Vado a farti io le morte lo scarcate. Okay. Oh, adesso ti sento lo reb così bestionico. Bestia. 19 che sciavarie che sei un... il T8 perché è l'unico trattore che c'è in farm. Vai, vai tranquillo, non ti preoccupare. Ora dobbiamo fare la cosa più difficile. Ah, in tedesco o in spagnolo? Orsa Chiotten, per non dire altre parole. Ah, bello difficile allora. Quando è Orsa Chiotten è complicatuccio. Devo sapere se stasera andiamo prima cosa live con Chiara. Se non andiamo live con Chiara, stasera si potrebbe fare la mappa degli Arisi. No, si potrebbe fare la mappa no, americana. Se c'ho Cayman e Jeep mi danno una mano. Dici Mattia, scusami. Fai quella, io stasera probabilmente sto a riposo. Lore, mi dicevi? Se hai bisogno di essere scaricato, Lucio, stavo parlando con Lucio. Ah, ok, vai tranquillo. Chiami. Sì, sì. Ho visto da dove sta. Bravo, bravo. È entrato in modalità automatica, grande. Visto l'oreb è organizzatissimo, eh. È come me. Bravo, bravo. 7 più. Ma anche 8, va. Ma no, dopo si montano la capoccia però. Nuovo allievo, scuola patà. Allora, esordirà anche la bandiera della Zappaland. Ah, e questa mi manca però, eh. Questa tu qua non ce la puoi mettere. Ah, come? Io c'ho il piazzale della Zappandiera qua e non posso mettere... Quindi ce la puoi mettere la bandiera, perché sennò tipo diventa da PC. Ah, è giusto, sì. Ah no, questa mappa qua la devo tenere per tutti quanti. Per everybody. Everybody! Allora Bab, devo andare di tutti. Devo andare al biogas a scaricare ste balle che sono. Guarda, le puoi scaricare a fianco al alla stalla, perché al biogas già l'ho scaricato una parte, quello ci impiega un po' di tempo. Alla stalla quale? Quella lì per le mucche qua. Ah, ok. Ne puoi mettere, vedi, ci sono già delle balle là avanti. Questa qua, se gliele riesci ad accostare vicino, poi il resto faccio un carico per il biogas e un altro per la stalla. Yeah, Vince. Thank you. Very much. È internazionale, eh? Sì.
come parlate voi l'English together? Tutto quanto. Allora, per i matte c'è. E Brisbeers. Qui c'è. Vedo uno streamer, c'è un po' di gente stamattina. C'è la linea. Dimmi, scusa. Cosa hai detto, Loreb? No, forse ho capito. No, no, ho capito. Tu Dab ti sei reso conto quando pensavo, ti pensavo, questa è la seconda fertilizzazione. Sì, con la coda dell'occhio ho vista come sempre. È scuro. I tecnici bancari non sono passati. Ancora la prima. Mattia, grazie per essere passato in live, ti auguro una buona continuazione di giornata, una buona domenica, una buona preparazione di carica batterie e soprattutto buona carica batterie. Bravo Mattia! E stasera chiede se ci siamo, sì, c'è, solitamente c'è sempre qualcuno fra Zappa e Chiara, insomma. Zappa, Chiara... compagnia Mascio, Mascio, ci siamo quasi sempre. Sì, qualcuno qua qualcuno. Ci alterniamo, diciamo che cerchiamo di ricoprire le 24 ore. Se fate, okay. Tanto sicuramente qualche clip ci uscirà sempre, quindi Mattia, tranquillo che qualcosa ci esce sempre da guardare. Ma chi è quello che ha messo sti pali della luce, Xon? Non facciamo, no. C'è a me le palle uscita. Certo, no, no, sono io che ho fatto una manovra anomala. Come penso sempre che c'ho Gippo che lui come vede quando sono le 6:30 comincia a fare vanno avanti il tempo perché notte quindi c'è il sole. No, ma va benissimo, è io che ho fatto una manovra anomala. No, allora ho detto, dico, boh, tutte le mappe che fo, li metto 250 lampioni, dai, che ti vede? E i figli di sera quando cominciava a fa buio, no, non ci siete più, tu puoi fare la missione, no, non ci siete più, non ci siete più. Ho utilizzato il diversivo, sì. Altro che detersivo. No, ma il conosco, infatti a un certo punto ho detto, no, che andiamo a dormire perché sennò si stranisce il pupetto dopo. La chiappa da volo il la balletta il mitico Maggio. Vediamo un po' se ci sono degli utenti un po' strani. Allora il primo non mi piace, però vabbè, lasciamo un attimo stare. Che fai, Dav? Ecco qua. Ah, hai messo lo scaricamento manuale te? Sì. Ah ok, no, io ho messo quello automatico. Infatti mo l'ho mostrato pure io quello automatico. Vado manetta. Hai un sospetto, vado a controllare chi è. Ok. Yeah, hanno sciolto i cani? Sono i cani miei, se quelli che si sentono, se sentite dei cacciatori qua. Maggio, ricordo di portare a Rocky nella nuova farm. Oui. Chiacchiarole, vero? Ah, le asso, yeah, buongiorno carissimo. L'ho dimenticato anche ieri. Niente, no, quello sospetto ti sta anche ostando, perciò. È un streamer, va bene. Grazie. Ciao Aleasso! Grazie a tutti. Aleasso, asso Ale. Io nella parte sopra del campo là vedo delle balle di infilato, così è sempre tuo lassù. Con le mani, ciao. i piedi, ciao. Pure con i piedi sai fare ciao. Quella canzone che abbiamo messo, vuoi sentire la canzone che abbiamo fatto? Questa? No, adesso noi facciamo sempre ciao ciao. Ieri Dab l'ho fatto anch'io un ciao in vives. Ieri l'ho fatto da Macio e non l'ho fatto da me. Niente, qui non si banna più come una volta. Fortunatamente vuol dire che ci sono tante brave persone che sono rispettose, educate, insomma, e non vanno passare i propri genitori. Ma solo finché tanto
non fa, cioè per dire, la gente pensa che tu non ti vuoi affiliare, ma per non sei affiliato, tanto quelli lì che ti vendono i follow entreranno sempre, perché quello è un bot proprio che si genera per i, non, quelli ce li abbiamo avuti noi tutti quanti prima di essere affiliati, ce l'avamo sempre. Ma sì, ma poi dopo finita l'affiliazione, finita l'affiliazione ti vengono a venne gli spettatori, perché ti servono per fare la cosa, per fare la partner. Ogni tanto pure a me mi esce, escono sti bot che fai buy followers, cosca, dici che no, voglio, non mi serve niente. Come sai, quelli lì che dici, cavolo, mi serve qualcosa, no grazie, non mi serve. Ci guarda, ti offro 20.000 followers a modico prezzo di 20.000 euro, si sì, dice sì, tira dello tuo, frate. Allora, ma perché quelli lì che ti chiamano, dice, buongiorno, ci siamo la finanziaria, dico che non ho pagato la rata? Dice, no, no, siamo la financial, però, dico, dimmi Luciano, scusa, ma hai detto a quelli che noi siamo napoletani, quindi ce l'abbiamo nel lindo a fare per un po', quindi non me le porta a me. E poi ecco, mi veniva, beh, io poi l'altra volta a uno gli volevo dire aio canisciune face, però poi mi sono trattenuto perché Twitch può fraintendere, allora ho detto meglio non dirlo, e poi sarebbe stata anche, diciamo così, poco corretta nei confronti di chi non conosce. Ah, ma basta dire ciao 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 ciao. Anzi, gli avrei detto stato buono, compa. Almeno. Basta dire ciao ciao, poi fai spam. Bye bye. E l'altra volta mi ricordo che era successo, dissi bang, è sparito. Uno che aveva scritto cose non buone. Non scrivevi in inglese niente, scrissi bang. Scrissi, gli dissi bam bam. Oh, guarda il macio. Andato a prendere le balle dall'altra parte del campo. Alcune stanno incastrate sotto la recinzione là. Ah, le ho prese. Mai. Questa come cazzo fatta in gruppo? Vabbè. L'ho vista rotolare. Consiglia questi streamer. Ok, 2500 follower. Cioè, una ragazza che ti segue, francese. Ah, grazie. Qui, allora tocca parlare le francese. Merci beaucoup. Bonjour. Avec le patac. La patac. Je suis un patacalic. E guarda Macio come corra. E guarda Macio da un blocco. Credo che non capisca cosa vuol dire un patacalic. Oh, ma se nome. Per vocabolario lo riesci a trovare. Bello complicato però da tradurre in francese patacca, eh? Je m'appelle Patakovic. Ai ai ai. Anche se volessimo tradurlo in una parola letteraria. Se... bella! Io mi ritiro a deliberare, cioè a fare il pranzo, se no non si magna. Vi ringrazio per la compagna. Grazie a te carissimo per essere passato a Lives. Dove vai? Dove vai? Dimmi. A che ora vai? Penso fino al... No, no, pomeriggio. Pomeriggio no, la domenica solo mattina. Okay. Oggi vado io su Formula One, così mi sveglio. Ah, a proposito, oggi tutti quanti dal mitico Macho King 82. Tutti sui spalti. Ti do il gas, buona giornata. Grazie, buona giornata e buona carica matrice. Ciao. Ciao. La zappa storta. Maurizio, Max, Luice. Oh yes, oh yes. Come quando sulla fine dell'inno d'Italia, l'inno nazionale, ci si prepara per dire siamo pronti alla morte l'Italia, chiamo sì, e quello ti esce proprio, e noi aspettiamo lo yes o yes sull'inno della zappa per dire oh yes o yes proprio. Guarda gli Everon. Grande Loreb, grande Loreb, puoi venire a scaricare questo rimorchio?
arrivo. Non è da fare altro. Lascio qua un attimo un P8. Tac. Ale. Sì. Tac. È vero. Come dice, come ha scritto Ale Asso, tac. Poi devo andare a scaricare supermercato e ritorno qua. Ok. Dai, chiudiamo la persona. Vai. Oh, però Chiaretto, guarda come sale bene la montagna. La nostra Chiara nazionale, anzi internazionale. Ma che c'è anche Elisa qui? Ah, la nostra Elisa è mondiale. Ma come tira, morto, tutte ste balle. È vero, perché, ma l'Elisa è bella potente, comunque. Fatto? Guarda come Elisa, sale. Elisa, ci sei? Fatto colpo! Guarda come sale, guarda. Hai visto, Mascio, come è stato potenziato bene? Ho aumentato qualche cavallo perché di potenza al motore, perché è il trattore con il quale ieri ho fatto un sacco di lavoretti ieri mattina da su. A proposito, ragazzi, adesso dobbiamo votare il trattore della settimana, quindi facciamo così: io vi dirò il nome dei trattori e voi, è in mezzo al paese, supermercato, dovete mettere un'icona qualsiasi che abbia le mani verso l'alto. Allora, siete pronti? Bonjour Carlo, ti faccio lo show. Ciao Carlo. Poi ci prepariamo a votare il trattore della settimana. Allora, ciao Carlo. Manine in su per Eliza, ragazzi, mi raccomando, fate bravi con Eliza qua, perché questa ci banna, vanno pure il trattore. Quindi vediamo un po' quando è manine in su raccoglie il trattore con la targa Eliza. Su, alzate le manine, io vi vedo, non fate i pigri. Ok, Ale ha votato. Macho Link ha votato. Ragazzi, questa è Eliza, qui è la super spada C. Bravo, ma ci ha alzato la posta, bravo. Luciano ha votato, quindi siamo a 4, siamo giusto, voilà là. Qui, ottimo, Gianluca ha votato. Vediamo se vota qualcun altro, poi passiamo alla matta e andiamo. Ok, quindi ok, perfetto. Allora adesso tocca al trattore Chiara 404, votate. Hai scaricato, Lore? Vai, a pari merito. Ok, mi sa che se la batteranno. Sarà una lotta all'ultimo singolo. Ops, ho lasciato la striscetta, perfetto. Vai qua di dietro, c'è intrippato. Va bene, poi me lo vai che ci dovresti venire. Vai. Ok. A sto bagarotto. Votate. Qualcuno ce l'ha un caricatore frontale? Sì. Ora devi. Però il mezzo. In realtà è una macchina, mi ha preso in pieno. Sono pieno. Ah no, mi mancano due balle. No, sali da sopra. Poi ti vado a scaricare al biogas. A quanto pare Eliza ha vinto anche questa settimana. Anzi, la settimana scorsa ha vinto Chiara, quindi questa settimana, aspettate, mo c'è ancora un altro trattore, poi c'è Elisa, poi c'è il trattore, attenzione, trattore Zappaland, votate. Mi ero scordato il Zappaland, poi c'è ancora un altro trattore. Aiuto.
sono abbattato il rimorchio. Serve una mano? Aspetta. Sì, non posso rigenerarlo perché è della missione. Ok, arrivo. Il problema è che una macchina è entrata in curva, io ero già in curva e non ho fatto il tempo a fare l'altro, questo mi ha preso in pieno. Ok, andiamo. Ma dov'è che si è ribaltato? Se no vado io, te Dab, continui a fare le balle. Cioè. Ok, vedi che tu c'è anche il caricatore frontale. Mezzo la curva mi sono ribaltato. Ah, forse vicino in una rotonda, mi sa, giusto? Sì, sì. Ah, sì. Allora, aspetta. È alla rotonda... Che questa è entrata in rotonda. No, ho visto dov'è, ma sto guardando che mezzo prendere. Puoi prendere il super... Ecco, no, con quello lì pieno io ho dovuto usare tre mezzi, eh. Ah, allora arrivo con... Già c'è il caricatore frontale in farm, hai detto? Sì. Sta... Non ce la fa sto trattore, c'ha il carrello pieno. Ho visto. Io ho fatto la stessa cosa, ho dovuto usare dei miei trattorini, tre ne ho dovuti usare per ribaltarlo. Caspita. Con due non ce la facevano, si impennavano. È di muso. Arrivo con Eliza. Fate largo, sta passando qua Eliza. Arrivo in sirena. Sembra in questa curva. Comunque, il trattore della settimana è Eliza. Complimenti Eliza. Eliza, non ci bannare. Trattore della settimana. Dov'è il caricatore frontale? C'è il mezzo di questo qua. Con Eliza devi andare. Aspetta, ma io ero convinto di aver... Ma... Fammi un attimo, vorrei che l'ho venduto, può essere mai. Fammi vedere. Caricatori frontali. Mostra sulla mappa. L'avevo messo qua. Ah, sta nel capanno, sta. Non l'ho visto. Arrivo. Dai, prendilo te. Io aspetto con la zappa and dargli due botte dopo. Ok, così io sollevo e tu spingi. Se ce la facciamo, ma non lo so, eh. Questo è pesante, pieno. Chat, che dite, ce la faremo a ribaltare? Sono 30.000 litri dentro. Il cassone. Ehi, Macio, bisogna fare come abbiamo fatto l'altra volta. Uno solleva e l'altro nel colpo. So. Arriviamo. Il problema è che potevo anche... Cioè, non potevo collegarlo, perché no, Non ti preoccupare. Secondo me lo rialzavo. Non preoccuparti, tanto è capitato a me un sacco di volte. Ha voglia anche a me. Io e Macio siamo abituati di questi accappottamenti. Ok, l'ho drizzato così non va sui vasi quando alza. Se no andava sopra i vasi. Grazie per essere passato in live, caro Aleasso. È stato buono. Buona pappatoria. Andiamo a fare questo intervento qua. Arriva in sirena. Io intanto sto andando avanti con le balle. Sta arrivando Dab. Sono qua, ehi. Dab, sono qua, Dab. Ma che fa Dab? Ma vai su per i muri? Ma sei ubriacato tu tra tutti. Al lavoro. Scheisse. È vero che sono arrivati in sirena, però che cazzo. Allora, te provo a alzare, io gli do una bottalella. Ok. Allora, vediamo un po'. No, però bisogna che ti metti da qua, io gli do la botta nel verde, se no ce la faccio. Ma guarda com'è potente Eliza, guarda. Vedi che ti adorizzi, vedi che ti impenni? Ah, vado a prendere. Aspetta, no. Vado prendilo a prendere... sotto, Dab. Prendilo da sotto. Vado a da qui. Prendo il peso in farm. Sì. Ora che ci penso. Arriviamo. Interventi.
ci hanno chiamato via radio e ci hanno detto: c'è stato un ribaltamento di un mezzo alla rotonda sul mare, recarsi sul posto e andare a liberare la strada. KK, ricevuto centrale qui November 1, andiamo sul posto. Oppla, andiamo con in mezzo Eliza. Comunque ho visto che Eliza è bella muscolosa qua, eh? Infatti mi sa che riusciamo a sollevarlo. Carlo, hai visto? Questo è il bello della diretta. Comunque Mattia, non ti preoccupare, Ale. Comunque non ti preoccupare, è capitato a me un sacco di volte in questa curva qua, eh. Che voglia, io mi sono ribaltato due volte in una live. Infatti quando arrivo in quella curva là, no, fuori là, mi allargo, salgo un po' sul marciapiede, rallento e poi taglio la curva. Ciano, digli a questo qui dietro che non può pattare, che noi abbiamo da fare qui. Adesso. Fermo il traffico, no. Lucianovic. Vai indietro. Si è fermato dove? Fermo il traffico, Luciano, che ci abbiamo da fare, figli. Annaccio, questo è bello. Bravo, Luciano. Lavoro in corso. Questi sono quelli che invece di andare a guardare i cantieri guardano gli eroi qua. Dai, Maggio, vai, prendilo da sopra, prendilo da sotto. Una bestriga, una bestriga. Ragazzi, è lì. Adesso si è incastrato d'alta, vedi. Aspetta. Posso liberare la strada? Aspetta. No, ancora, no. Davanti. Stiamo lavorando. Aspetta, lo faccio così. Adesso non ce la fa più schiacciare. Poi non me lo fa nemmeno sganciare. Dai, che ce l'hai fatta? Ce l'hai quasi fatta. Sgancia la forca. No, dopo gli cade dentro il carrellone. È un po' complicato, volevo sganciare il braccio. Macio, riesci a farmi girare? No, lo devi sganciare da sotto. Ci penso io, aspetta un attimo, fammi prendere la fuga. Al lato opposto. Arrivo io. Un attimo. Metti marcia indietro te. Dobbiamo bloccare la strada. Vai indietro. Vai, tieni indietro. No, guarda questo, mi ha dato una botta alla macchina. Oh, stavo venendo oltre, mi ha dato una botta alla macchina. Dai, basta, testa di Kelvina. Vai, ci siamo quasi ancora. Guarda, te c'è quella macchina dietro. Scusi, lei non può andare un po' più indietro? Vado. Arrivo. Stai buona, eh? Guarda quello di mica va indietro. Oh, ma mi hai messo sotto. Ho il braccio corto qua. Vai. Vai. Ai. La signora si è fermata. Vado. Ragazzi, qua si deve fare una clip. Vai, che ce l'ho fatto, vai, sei libero di viaggiare. Grazie. Oh, adesso ti attacco il trattore. Vai, ragazzi, Luciano. Ci vuole l'applauso. Possiamo liberare la strada? Sì. Possiamo liberare la strada, sì. Luciano, devi consegnare? No, Ma l'Oreb è andato via? Dov'è? E l'Oreb? Devo farlo io. Ah, vai, l'Oreb. Vai, e devi continuare. Ti abbiamo liberato il rimorchio. Grande. Vabbè, adesso arrivo. Io ce la metterebbe a carica, dai. Vai un po' indietro. Non tanto, sennò sali sulle aiuole, eh. Allora, chi è che ha mollato il New Holland qua? Col fertilizzante lo porta a casa. Vai, Loreb, vai. E io perché devo scaricare. No, non ti incastrare là. Ok, dai. Okay. Lo porta a casa. Oh, Kevin. È una bestia quel trattore. Eliza, è bella muscolosa, l'ho detto. Oh, ma ha stupito. I miei invece sono piccolini come trattori, ho dovuto usarne tre. Questo mi pare che era il più potente della categoria trattori, mi pare piccoli. Medi medi piccoli piccoli se non mi sbaglio. Ok, no, invece il mio
sono un po' più scarsi. Ho dovuto potenziare buona, buona. È il case? Oh, Kevin. Oh, K. Allora, la fertilizzatrice va qua sotto il capanno. Ya. Yeah. Siamo a posto. Ci sei, Loreb? Sì, sto arrivando, Ui, Maurizio, buongiorno. Ciao Maurizio. Buongiorno a tutti. Ah, aveva scritto prima, aggancia il carrello e parte. No, ti si ribalta anche il trattore se aggancia il carrello. Se meno male che Maurizio c'è, era troppo alto da agganciare. Ok, allora. New Orleans, dove lo mettiamo? Sì, punto va bene, tanto è nel cavallo, nell'hangar. E comunque bello questo salvataggio che abbiamo fatto qua. Abbiamo fatto un'azione di pronto intervento. Sì. Allora, sono le 11:40, beh, tra un po' mi tocca andare. Eh sì, pure io, fra un po'. Faccio QRT. Ovvero. Finisco di dargli una mano qui a Luciano. Perché vai, vai. Poi dopo vado. Da poco tutti carica batteria. Vado a trovare un... Poco ci do una botta. Non te ne venite sotto la lama, se no ti... E allora questo si voleva da consegnare al biogas. Una manovra strana. Buona domenica, Super Maurizio. Oh yes. come incastro. Oh, sono riuscito a passare. Ah, non ci posso credere. Bello grande sto campo, Sì. Ah, fate quello che riuscite a fare voi. Non è un problema, no. Perché tanto qua di insilato ce n'è in abbondanza. Poi off camera mi finisco di vendere un po' di insilato qua. Massimo lo porto al biogas. Io sto andando avanti con l'imbalatrice. Ottimo, va bene, poi non ti preoccupare, seppure non riesci a finire non va niente, anche perché sto campo è bello grosso, quindi metto pure un po' off camera fuori dalla live e me lo finisco di sistemare. Tanto alla fine a me quello che effettivamente ciò che mi serviva per avviare la stalla era la paglia, quindi il fatto che l'ho liberata, cioè che l'ho recuperata, c'è un qualcosa di ottimissimo. Peccato che non si può recuperare la paglia dei contratti. Perché su PC si può fare. Però c'è la PC sì, lo possono fare. Invece su console purtroppo no. Vatti là, recupera un sacco di paglia quando faccio i contratti. Il paio ne faccio. Un paio.
arrivo biogas. Ah, là c'è ancora l'altra schiera, questo è vero. Mo li deposito a fianco, poi se no li prende. Passo con il caricatore e vengo a spingerli verso il macchina. Tanto questo mo ci impiegherà, mi pare, un paio di mesi nel gioco per farli fermentare. 2-3 mesi, quindi poi starò bene per un annetto qua. Alla fine l'intento della partita di oggi era proprio quella lì, di acquistare un campo e quindi poter iniziare ad aumentare anche le production. Campetto piccolo, non grandissimo, là. Insomma, per quello che ci devo fare credo che sia più che sufficiente. Ecco. Voilà, voilà. Messo un po' maluccio, po'. Siamo bene per un anno qua. Il biogas mi dia soltanto pagare qualcosina appena arriva, inizia a convertire. Opla. La parte restante mo la lasciamo sul campo là, perché poi man mano che mi serve me la passo a prendere, perché qua le lasciamo pure fermentare. Fermentation. E fermenti. Ui, Andrea carissimo. Andrea 80 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Buongiorno a te carissimo Andrea Biella. Buongiorno, buona domenica e buon aperitivo. Oh, Dinuzzo, guaiù, ci sta anche Dinuzzo. Ragazzi. Ciao Dinuzzo, eccoci, buona domenica. Buona domenica a tutti ragazzi. Facciamo l'applauso a tutti gli amici che sono entrati. Qua c'è la macchina dietro. Vai che ce lo finiamo in un battibalino. ragazzi, comunque devo dire la verità, la domenica mattina sta diventando un bel appuntamento dove in un paio d'ore ci divertiamo, ci rilassiamo, sì. E ci viene anche l'ispirazione per fare qualcosa di interessante per il lunedì creativo, quello che faccio io quando sto a riposo, e quindi mi aiuto anche a creare qualcosina per i canali amici. Yuppla. La curva si prende larga qua. Andiamo a far vedere un pochettino tutto ciò che stanno facendo i mitici sul campo qua. È quasi finito. Sì. Poi li potete anche lasciare là sopra. Le balle poi appena fermentano. No, no, che balle, noi stiamo orzando. Ordovic. Orzo bimbo. Optimus. Ho passato la missione. Le galline. Oh, questa è uscita una gallina fuori dal pollaio qua. Siamo in mission. Quella vuole entrare in pentola oggi. Quello non è come. Come si chiama? Il Range Simulator, che tu la gallina la chiappa e la rimetti nel pollaio. No.
Allora, mo faccio vedere un pochettino gli amici che stanno. Che quello è l'Oreb che fa le balle. Esatto, facciamo vedere l'Oreb, la new entry della comitiva, che ci sta dando una grande mano qua. Che qua con la lama da 3 metri a sistemarsi sto campo, mamma mia. Me lo sono fatti off camera e ci ho impiegato più di un paio d'ore. Eccolo qui, ammirate, su le mani per l'Oreb. Chat, su, su, dai. Vai l'Oreb. Alziamo un po' di manine, un po' di gune con le manine verso l'alto. Ora, per l'Oreb. Ora come una bestia. Su, su, non siate pigri. Ecco qua, Macho King ha risposto subito, subito. Via. Guardate come lavoro come una bestia. È un grande, è un grande amico e collaboratore. E c'è scattato poi pure l'applauso. Grande Dinuzzo. Allora hai ricevuto l'applauso da Dinuzzo. Ho detto tutto, come direbbe Totò. Grazie. Aspetta, Macho. Vai, vai. Aspetta. Sì, sì, vai, vai, vai. Ho visto, è rimasto un pezzettino. Ok. Bravo. Adesso passiamo dalla coppia Macho Luciano. I coppi, quelli lì che in gergo militare si intende coloro che lavorano in duo e svolgono tante chaos. Vai. Ecco qua. Ragazzi, preparatevi. Vabbè. Perché sta arrivando. Il caffè sta no. arrivando. mi devo aggiustare la maglietta. Aspetta. Allora, un buon computer per streamare. Altra passatina. Allora, Gianluca, io ti consiglierei un fisso. Ovviamente per giocare e streamare, diciamo che dovresti avere una scheda video con almeno 6 giga di RAM. Attualmente però i prezzi, mamma mia, dovresti venderti un rene per acquistare hardware sì. a un prezzo decente. Boh, sono finito. Se ha la console basta che si prenda un PC portatile piccolo come me. Esatto. Con la console a posto, puoi andare, vai. Riesci a farlo direttamente. Mentre invece con il PC, vabbè. No, guarda, raccogli quel ciuffo là, guarda, alla tua destra. C'è bisogno... un ciuffo di sciacalli. Ah, sì, sì. Di una scheda grafica, diciamo. Un ciuffo di sciacalli. Media, ecco. di media qualità. Sì, diciamo che è una scheda grafica per gestire tutto, deve avere almeno un 6 giga di RAM. Voilà, devo andare al supermercato. Vabbè, supermercato. Poi ci sarebbe anche il discorso okay. della RAM del sistema, quindi diciamo che se Windows 10 ti consiglio minimo 16 giga di RAM. La console, se non ricordo male, Macho mi potrà confermare, se non ricordo male la console va in live direttamente, se forse si deve settare, volendo, sì. settare i parametri per Twitch, credo, no? A te la parola, Macho. Che hai deciso? No, volendo puoi streamare direttamente con la console, io PS4 streamavo anche con la console, logicamente la qualità è bassa. 720 però diciamo se già hai una console Gianluca e ti permette di streamare utilizza la console più che acquistare. Puoi fare direttamente con quello così spendi meno insomma. Esatto, perché mo l'hardware veramente io avrei dovuto acquistare una scheda grafica per far gestire prettamente il software della live, ma costa troppo, costa il doppio di quello che ho acquistato, che ho pagato per acquistarla a un mio amico. No, ti prendi quel battenaglio, come si chiama, scheda d'acquisizione? Ah, lui dice io streamo da console per aggiungere le grafiche, allora in quel caso là ti basterebbe una scheda di acquisizione su un la PC, colleghi qualsiasi. Al PC, console
Streaming d'alta definizione comunque. O magari a 720 se non hai grosse pretese, anche perché diciamo che se non sei partner, mi pare che Twitch ti fa streamare a 1080, però no, non va, non un va. Pochettino la qualità. Anche io streamo a 720. A 720 vai tranquillo. Sì. Oh, Morino, buongiorno. Morino. Qui, ciao Morino. Il grande Morino. Cacchio, ti salutavo sempre Morino nelle lives di Nick. E lui è il mitico, il grande Nick. Il mitico moderatore Nick. Del grandissimo Nick, insieme a sì. Miticaccio, Robby Mel. Infatti appena ho sentito la voce ieri che sono entrato nella sua live l'ho riconosciuto subito. E che Morino. Pazienza c'ha Morino, mamma mia. Miticaccio anche forte, sì. Anche lui intanto lo vado a vedere. Io li seguo, quando posso li seguo in live, però non mi perdo le loro serie su YouTube. A proposito di serie, Morino, ma tu YouTube niente ancora? YouTube ora, Nick lo guardo sempre, tutti Nick, i giorni video li Nick, guardo. Nick sì, vabbè, Nick, Miticaccio, solo che non so se Morino c'ha YouTube, perché se c'ha YouTube io lo vado a seguire, ovviamente. O se non ce l'ha, se lo seguiamo, perché lui vede che aumentano i followers e dice, oh ragazzi, però... Ah, dice io pubblico qualcosa a tempo perso. E vabbè, diciamo che un po' tutti quanti noi qua lo facciamo per passare il tempo. Ah sì, io lo faccio per divertimento. Quindi non ti preoccupare, figurati, nessuno è un professionista qua. Raga, i trattori li potete anche lasciare qua nel piazzale che io poi me li vado a pulire off camera. Ottimo, dice il mitico Morino, dalla prossima settimana farò seriamente, penso. Vai tranquillo Morino. Il canale YouTube poi lo chiamerai come il nick qui su Twitch. Ma cioè, puoi lasciarlo qua, grazie. Allora vado a sistemare. Vabbò. La mattina alle ruote perché il trattore zappa è quello che scalda le ruote in maniera più veloce. Purtroppo non ha molto tempo da dedicare, anche noi. Io lavoro tutto il giorno. Diverto qualche oretta alla sera così e via. Esatto, quando uno c'ha un po' di tempo. Sì. Ovviamente tempo è pure un po', diciamo così, c'ha la vena ispiratrice, ispiratoria, si mette là un pochettino, quello che può fare fa. Che vai, che vai. Aggancia un po' con la lama trattore d'abba, sistemala dietro. Ma volerebbe scomodo quella. Ho 7000 balle lassù. Questa donna come lavori te non lavora neanche Nettuno. Oh, mi passa un attimo di là poi andiamo a vedere donna lavata sta medi trebbi. Vado a fare un giro dall'oreb, si muori pure io che faccio vedere un po' a tutti gli amici e alle amiche che stanno guardando questo video in diretta, ma anche a coloro che lo guarderanno in replica. Ecco, vi farò vedere come il nostro mitico amico si è messo. Dove c'è l'idropuritrice? E stava facendo. Dove c'è l'officina? Grande lavoro. Di fronte a quel capanno aperto. E questa mette così. Qui la reb, vai, vai, dagli te gas! Buon pranzo Morino, grazie ancora per essere passato in live. Buona carica caffeina per oggi pomeriggio. Se lo prendi il caffè, se non lo prendi, buona carica. Buona carica. No, come gli diciamo a Pitti. E se non lo prendi? Perché c'è un... Ciao Morino. Perché ragazzi, il miglior caffè è questo qui. E ora vi faccio sentire lo spot.
Caffè Patacca, il caffè che spacca. Esattamente, il caffè Patacca. Adesso andiamo ad ammirare il grande lavoro che stanno facendo lassù con le palle di insilato. Sto guardando l'ora che lavora come una bestia. E adesso facciamo vedere un po' tutto la Lives. We Drift, grazie per essere passato in Lives. Ciao Drift. Grazie per la compagnia, buona preparazione di carica batteria, anzi carica pappatori, e buona carica pappatori. Salve, monsieur. Monsieur, bonjour, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Come va? Ça va bien. Comunque, Macio, ho capito come organizzarmi. Una volta che avrò acquistato 5 campi, acquisterò finalmente la falciatrice, la taglierba, quella grossa grossa. Eh sì. Quando magari... poi ti metti a fare le balle. Esatto, perché per esempio quando sto da solo, con quella lama piccolina ci impiego un sacco di tempo, però più o meno... No, sì, infatti... Invece per esempio quando uno deve fare il taglio e magari lo fa in live, o giusto per passare un po' di tempo, magari in 2-3... con le lame da 3 metri più o meno uno lo riesce. No, vabbè, ma è molto più pratica, fai più veloce anche il gioco, dai. Infatti, in realtà l'avevo anche provata, simulata, però poi l'ho riposta, non avevo salvato la partita perché ho detto il campo è grosso, quando uno deve fare una cosa, diciamo, per passare un po' di tempo insieme, uno utilizza la lama piccolina. Poi quando una cosa che uno vuole fare in solitario, allora lo fa così. Sì. Oh. Ora io Dab ti saluto. Perfetto, allora approfitto, ragazzi. Saluto a tutti, Luciano, a tutti in Lives, Loreb, ciao a tutti, ragazzi. Ok, ciao Macio, grazie per la compagnia. Ciao Macio. Ciao ciao. Ciao, ciao ciao. Ma che ore sono? Va bene, Lore, vai. Bene così, grazie. Ok, allora. Dove lo porto? In farm oppure dall'altra parte? Puoi lasciarlo pure a Porto Cam, non ti preoccupare, tanto poi mi sistemo io tutta l'attrezzatura. Grazie ancora, Loreb. Allora, approfitto per ringraziare Loreb. Prego. Per il suo aiuto. Ringrazio. Dov'è l'altro? Andiamoci in farm, vieni. Vediamo un po' se c'è ancora l'altro amicone, ma secondo me si è imboscato. Oh, sto lavando la falce. andiamo a far vedere un po' il lavoro che sta facendo il mitico Luciano, il nostro Luciano nazionale. E quindi approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi che ci avete tenuto compagnia, che avete guardato la live, ma ringrazio soprattutto gli amici come Lucio, come Loreb, come Macio King, che sono venuti ad animare e a fare l'animazione e rianimazione in questa live. L'appuntamento per Caffè in Farm è per domenica prossima, sempre dalle 10 alle 12, sempre ovviamente sulla mappa Zappaland. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione termina qui e riprende l'indomani. Per voi che siete in live, vi chiedo la gentilezza di restare sintonizzati, perché adesso, come nostra abitudine, faremo il raid ad un canale amico. E in questo momento ci trovo Fernbus 08, il grande amico Fernbus 08. E allora, io vi ringrazio ancora di nuovo a tutti, ringrazio
Va bene. Di nuovo ancora, grazie Loreb, grazie Mitico Lucio. Grazie a te. E state alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.